entriamo nel problema acqua che è fondamentale. Io volevo incominciare proprio questa premessa, una premessa sull'acqua, che parte di un libro scritto da uno molto impegnato sull'acqua latina, che ha scritto un libro molto interessante, All'ombra dell'acqua. Sarebbe stato bello se qualche teologo o qualche prete l'avesse scritto così. È bello che un laico l'abbia scritto in questa maniera. Sentite come parte questo libro. Questa è una storia totalmente inventata per capire come stanno truffando uno Stato, per comprendere come stanno truccando le carte, per sapere come la politica fa vincere sempre le stesse lobby, per verificare come le stesse lobby fanno vincere sempre la stessa politica, per conoscere come un potere immorale e mafioso si sta impossessando dell'acqua del pianeta, per partecipare a un altro potere, ecco il mito, che a mani nude sta cercando di impedirglielo. Bisogna sapere. Sapere che è in corso l'ultima guerra per il possesso finale dell'ultima merce, l'acqua. Una guerra culturale, politica, sociale, dal cui esito dipende la nostra stessa democrazia. È una frase molto forte, un inizio di libro, ma che davvero coglie qualcosa di molto profondo, ed è importante davvero partire proprio da qui. È in atto una guerra spaventosa su questo, stanno mettendo le mani sull'acqua. Allora la prima cosa che mi sembra importante è domandarci, ma come abbiamo fatto ad arrivare a una situazione del genere anche sull'acqua? Cioè, permettere la privatizzazione dell'acqua. L'acqua, se non mi sbaglio, la scienza ce lo dice chiarissimamente, l'acqua è la madre della vita. Cioè, la vita su questo pianeta è nata tutta dall'acqua, tutta, non c'è via. Oggi stavo cercando se c'è qualche segno di qualcosa su Marte, di qualche segno d'acqua, perché allora vuol dire che ci potrebbe essere vita. Ma è mai possibile che la madre della vita, siamo arrivati al punto di privatizzarla? Avete mai pensato di privatizzare vostra madre? È la stessa cosa. Ma come abbiamo fatto ad arrivare a una roba del genere? Fate che razza di processo culturale ci sta sotto, ed è questo uno dei problemi grossi. Secondo me qui ci vuole, per davvero affrontare questo tema, ci vuole una rivoluzione prima di tutto culturale. Noi ci siamo socializzati in questo tipo di società con un pensiero profondamente, io lo chiamerei materialista, cioè la cosa che conta è guadagnare, non c'è rispetto per nulla. Ma cavoli, noi non siamo mica proprietari di tutta questa roba. Tra l'altro nessuna multinazionale ha mai fatto l'acqua, ci ha regalato, è un dono. Come mai questa visione così materialista? Voi per favore andate a leggervi i testi, io li avevo portati con me, i testi dei capi indio degli Stati Uniti, quando i presidenti degli Stati Uniti, parlo del 1854, scrivevano ai vari capi indio chiedendo di comprare un pezzo della loro terra. Il capo indio rispondeva, ma come faccio io a venderti la terra? La terra non è mia, come faccio a venderla? Poi la terra vuol dire che devo venderti i fiumi, il sangue di mio fratello, di mio padre. Cioè c'è una relazione, pensate, le culture indie avevano una relazione con la realtà, ma veramente straordinaria, che noi abbiamo totalmente perso. Provate a pensare l'indio Aymara della Bolivia,
4.000 metri, prima di andare a arare il campo, spendono la notte piangendo per il male che faranno al campo il giorno dopo. Guardate, siamo... Cosa è successo? Da quel mondo a questo mondo in cui viviamo. Voi direte, ah, ma noi... Ma provate a vedere quello che ci sta. Qui va di mezzo il problema enorme di Chiesa. Anche io penso che c'è stato un tradimento in questo livello nel nostro pensiero cristiano molto, molto, molto grave. Quello che è avvenuto un po' in questo periodo come Chiesa, perché ne facciamo parte di questo sistema, ci siamo venduti alla fine e non abbiamo aiutato la gente ad avere... Guardate, io è da 40 anni che confesso. Solo 2 anni fa ho avuto le prime 2 persone che sono venute a confessarsi di un peccato contro l'ambiente. Ma chi va male? Stiamo distruggendo il pianeta. Nessuno è responsabile. Non ci sono neanche i valori contro cui peccare. Siete stati peccati, ma neanche i valori abbiamo più. Quindi capite che un'altra di rivoluzione culturale deve entrare in noi se vogliamo davvero... Scusate, cominciare a prendere seriamente questo problema e ad affrontarlo. Ricordo 2 anni fa un missionario del Guatemala, l'unico che abbiamo di Napoli, che lavora adesso in Guatemala, un figlio di donna, che ci ha raccontato un episodio molto interessante. Dice, è venuto un giorno un ragazzino Maya, indio, del Guatemala, a confessarsi e ha detto... Padre, chiedo perdono a Dio, chiedo perdono a te, perché oggi ho strattonato un albero. Se voi venite a Rione Sanitario, lo tagliano alberi senza tanti problemi, buttano giù tutto. Capite un po' che razza è strattonare un albero? Capite? È tutta una cultura, un avvicinarsi a questo che è fondamentale, che dobbiamo... Per cui... Io penso che una delle cose fondamentali, io ho portato, poi ritorneremo sulla Laudato Si, c'è questo testo che si ispira molto anche a Laudato Si, la Bibbia dell'America Latina. Pensate che razza di rivoluzione culturale ci chiedono, ed è fondamentale, guardate, non solo per l'acqua, ma anche su tutto il resto. L'atteggiamento ecologico radicale implica una critica ai fondamenti culturali dell'Occidente. Contesta fondamentalmente, primo, il primato assoluto che diamo ai criteri economico-materiali per misurare la felicità e il progresso. Primato assoluto che diamo ai criteri economico-materiali per misurare la felicità e il progresso. E siamo sempre più infelici da quello che vedo, magari. Secondo, la fede nella possibilità di una crescita costante. Sentite tutti i governi, se non c'è crescita non si esce dalla crisi. La fede nella possibilità di una crescita costante e illimitata, sia in economia che nel comfort e nel popolamento umano, come se non ci fossero limiti o negli stessi già oltrepassando. Non siamo Dio, non siamo dei, siamo limitati, siamo esseri umani. E questo pianeta è limitato. Terzo, la convinzione che la tecnologia e la crescita risolveranno tutti i problemi. Ce l'abbiamo tutti, ma ne accettiamo tutti questi principi. Soprattutto la crassa ignoranza, scusate, è l'assurdità di un'economia che quantifica tutto salvo i costi ecologici. La compagnia è tutto, ma non si calcolano i costi ecologici e vediamo che razza di disastri abbiamo fra le mani. Quindi capite, quando parla di un nuovo tipo di cultura, è fondamentale che noi, fondamentale proprio questa, chiamiamo una rivoluzione culturale. Ed è questo quello che Papa Francesco esprime così bene nella Laudato Si.
ha dato sì, lui ha un coraggio incredibile quando definisce così l'acqua. Mentre la qualità dell'acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce, soggetta alle leggi del mercato. In realtà, e questo è importante, tutto in corsivo, una delle poche pagine dove tutto in corsivo, l'accesso all'acqua potabile è sicura, dice il Papa, potabile e sicura, è un diritto umano, essenziale, fondamentale, universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all'acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita. È la prima volta che in un documento papale si usi questo termine, diritto alla vita. In campo cattolico diritto alla vita è usato per che cosa? Per la morte, per la vita. Il Papa lo usa per l'acqua, diritto alla vita, è la vita stessa l'acqua. Ecco perché l'importanza di questa, questo è un discorso veramente davvero fondamentale. Io nel testo che troverete sull'acqua, troverete una bravissima teologa americana, la cristiana Pepper, che dice a proposito di questo, dice così, questa affermazione del Papa è di radicale importanza ed è un contributo essenziale al dibattito pubblico nell'era della globalizzazione economica. E quello che mi fa più meraviglia è che questo non passa dalle parrocchie, non passa nelle riunioni dei preti, non passa nelle catechesi ai bambini. Ma è mai possibile che abbiamo un Papa che è un profeta e che dall'alto praticamente in basso scende così poco? Sono domande che dobbiamo tutti porci e dovete chiederlo questo ai vostri preti, cioè che questo deve essere le cose che alcuni tradurre la parola e legare la fede alla vita, se no diventa tutta astrazione. Quindi ecco come è importante, penso che Papa Francesco in questo davvero è stato, ha riassunto bene quello che è il problema centrale. Questo chiaramente richiede da parte nostra un'autentica rivoluzione dentro le stesse chiese. Infatti prima chiedevo, ma in questo movimento per l'acqua i preti qui ci sono, non è che dovrebbe essere, ma con una dichiarazione del genere, diritto alla vita. Ma guardate quando una meditazione mi ha fatto per l'aborto, per l'eutanasia, ma è possibile che non si vivano i preti per l'acqua? Cioè questo diventa un problema centrale per tutti, perché è qualcosa davvero di fondamentale. E a questo punto entriamo adesso nel problema, ma perché allora in questo momento diventa così fondamentale il problema dell'acqua? È chiaro che con il surriscaldamento del pianeta, guardate che quello che praticamente gli scienziati ci dicono, l'ultimo rapporto degli scienziati dell'ONU, il cosiddetto IPCC, ricordo a tutti che sono scienziati scelti dai governi, quindi conservatori, ci dicono che se andiamo avanti così, a fine secolo rischiamo minimo 3 gradi in più, cioè 2 saremo nel disastro. Ormai è sicuro, qualcuno dice se saremo sfortunati rischiamo 5 gradi in più. Capite che razza di problema? Dicono che problema c'è? Cavoli, la prima cosa, la prima vittima del surriscaldamento sarà l'acqua. Ci salteranno ghiacciai, ci salteranno nevai, ci salta tutto. Io oggi stavo guardando le montagne, chissà che belle io sono, non passo bene dalle Dolomiti, per cui quando vedo le montagne ammiro di più le Dolomiti delle Alpi, ma questo fuori discussione.
Ma il problema è guardavo un po' di bianco, ma che le vedo tutte mezze, ma il bianco. Capite un po' quello che sta lentamente avvenendo anche sotto i nostri occhi? Vuol dire che avremo meno, sempre meno acqua disponibile, sempre di meno. Pensate in Africa, guardate che per gli scienziati in Africa rischia 7-8 gradi in più, capite grazie ai problemi. Tre parti dell'Africa saranno inabitabili e cominciate subito a fare i calcoli. Ecco perché loro davanti a questo fattore che ci sta, guardate, per esempio ormai gli scienziati ci dicono che un fiume come il Gange avrà acqua se pioverà, se non pioverà nulla. Capite il Gange che è un mare quando lo vede? Capite quello che ci sta? Questo ci attende, quindi cominciamo a ragionare. Ecco perché allora oggi questo incredibile potere economico finanziario su cui viviamo, questo l'ha capito molto bene e non può accettare di perdere questo bene. Adesso stanno perdendo il petrolio. Ecco il nuovo oro blu, è l'acqua. E come ci hanno venduto litro per litro il petrolio, ci venderanno litro per litro l'acqua. Non c'è niente. Se oggi avete 30 milioni di morti di fame all'anno, domani con questo sistema avrete 100 milioni di morti di sete. Chi ha soldi vive, chi non ce li ha non vive. No, l'acqua è un diritto fondamentale, umano, essenziale. Capite un po' il che grazia di gioco cioè c'è sull'acqua? Quindi capite un po' l'importanza di questo, l'importanza, ho detto prima di tutto, a livello culturale, deve esserci una rivoluzione culturale che deve portare a un'altra maniera di guardare a beni così importanti come questo, ma la natura, tutto quello che ci sta attorno, e poi cominciare a capire quanto è fondamentale l'acqua e quanto c'è bisogno davvero di lottare. Ecco, in questo spirito veniamo adesso a noi, a quello che è l'attualità, che dobbiamo affrontarla. Noi, guardate che quello che è avvenuto, ricordiamoci prima di tutto che la grande battaglia dell'acqua non è partita dall'Italia, noi l'abbiamo imparata da Cochabamba, in Bolivia, la grande lotta dei poveri, quando hanno capito quello che la Bechtel, appunto la grande multinazionale, stava facendo con le acque, è arrivata la rivoluzione. E da lì noi abbiamo cominciato a capire quanto è importante questa cosa e siamo partiti, io sono partita per esempio a Napoli quando il comune aveva deciso di privatizzare l'acqua, dico ma come fate? E siamo partiti un po' tutti nelle varie città, lentamente è nata la legge di iniziativa popolare 2007 con 400.000 firme che adesso alla base, lo vedremo in Parlamento, alla base della legge che stanno discutendo, e poi siamo andati al referendum. Molti avevano paura, era da anni e anni che non si diceva più un referendum, se parliamo sull'acqua sarà un disastro, invece ce l'abbiamo fatta. 26 milioni di persone hanno votato per la ripubblicizzazione dell'acqua in questo paese. Notate 26 milioni, è stata una vittoria straordinaria. Ricordatevi i due quesiti referendari, qual erano? Già scomparsi dall'immaginario popolare. La prima domanda referendaria era che l'acqua deve uscire dal mercato. L'acqua deve uscire dal mercato. Seconda domanda referendaria, non si può fare profitto sull'acqua. Non si può fare profitto. Paghi quello che è la gestione ordinaria, quello che è il servizio, ma non puoi fare profitto sull'acqua. Questa è stata una vittoria, l'unica in Europa è stata l'Italia che è arrivata a questo. Guardate che è straordinario il lavoro fatto, appunto, non nasce da un sacco di comitati, di lavoro, quel forum che siamo riusciti a mettere in piedi, eccetera. Purtroppo abbiamo avuto adesso 5 governi che praticamente hanno detto nulla da fare sull'acqua.
e hanno, anzi hanno, sono andati alla privatizzazione dell'acqua, 5 governi per lo scorso, ma poi gli altri 5 li conoscete bene. Notate, il governo Renzi e Gentiloni avevano progettato che cosa? Di dare l'acqua a 4 grandi multi-utilities, così le chiamavano, chiamiamole piccole multinazionali italiane, Irem, Liguria e Piemonte, avrebbe preso un po' questo, A2A, la Lombardia, Hera, con la H davanti, che adesso essenzialmente in Romagna, ma in parte in Toscana, in parte nelle Marche, e avrebbe preso facilmente anche il nord-est, e la quarta, Acea di Roma, potentissima. Dietro ci stanno chiaramente le multinazionali ad Acea, ci sta Veolia, a Suez, e altrove Veolia, sono le due più potenti multinazionali dell'acqua. Notate che l'Acea avrebbe preso tutto il sud, però era quella l'idea di Renzi. Noi abbiamo continuato, non abbiamo mai mollato, abbiamo continuato a gridare a questo livello, che il governo deve rispettare la volontà popolare. Adesso siamo arrivati a che punto? Ah, forse un passaggio importante avviene su Napoli. A Napoli, dopo la vittoria, siamo riusciti a premere, a non finire sul sindaco e sul consiglio comunale, e abbiamo assistito veramente a una straordinaria vittoria. Cioè, è l'unica grande città che ha rispettato il referendum. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiaramente chiesto che venga rispettato il referendum fuori dal mercato e che non si può fare profitto. Il problema, il comune di Napoli era al 100% per fortuna pubblica, però era una SPA, SPA è società per azioni, se società per azioni va in borsa e quindi fa profitto, c'è via. Quindi abbiamo dovuto smantellare la SPA e abbiamo proposto quello che è parte della legislazione europea, l'azienda speciale. Con l'azienda speciale tu puoi fare non puoi fare profitti, puoi fare utili che devono essere poi reinvestiti sull'acqua. È quel concetto, è quel salto di qualità. Ci sono dei problemi anche nell'azienda, l'abbiamo visto, adesso ne riparleremo, anche nell'azienda speciale, e infatti la nuova legge sta cercando di trovare come renderla veramente fruibile questa azienda speciale, ma è l'unica che avevamo per permettere di non fare profitti. Questo è stato un grande passaggio a Napoli, bisogna riconoscere che è l'unica città che l'ha fatto. Tutt'oggi la gestione è buona e hanno degli utili. Tra l'altro, anche qui è importante forse questo passaggio, parte dello statuto è che parte degli utili venga anche investito per dare acqua a chi non ce l'ha. Cioè abbiamo scavato pozzi in Palestina, in pozzi in Africa, eccetera, per dare possibilità a chi non ha. Quindi questo fa parte anche del guardare globale. E poi c'è soprattutto il fatto che ci deve essere un controllo pubblico. Cioè noi abbiamo sempre detto scriviamo acqua, ma si legge democrazia. Cioè non ci può essere, su un bene così importante come questo, ci deve essere un'attenzione del pubblico straordinaria. Io proprio ieri sera ho fatto il primo incontro vero ufficiale con il Consiglio Civico, in cui accanto all'ABC, al bene comune che gestisce Napoli, c'è adesso il Consiglio Civico, dove c'è una rappresentanza dei comitati che guardano come l'azienda sta portando avanti l'acqua. È fondamentale questo, perché se voi cittadini non ci guardate dentro, i cavoli loro fanno i cavoli loro. Ecco perché dobbiamo trovare anche delle formule per portare la cittadinanza davvero a prendere coscienza, ma anche a guardare quello che stanno facendo. Non può essere decisione di 4 gatti che decidono che cavolo che vuole, no. È un bene troppo importante che deve essere salvaguardato, per cui l'attenzione, quel processo democratico diventa fondamentale. Ecco perché noi sosteniamo, soprattutto noi non siamo con le grandi città, preferiamo davvero, possibilmente sarebbe meglio, piccole realtà,
comuni devono ormai riappropriarsi di beni così fondamentali come l'acqua, cioè è di un piccolo comune dove la gente poi può osservare bene quello che viene, quando in realtà sono troppo grosse diventano bei problemi, ma è fondamentale questo processo di democrazia, deve portare a rischio, dobbiamo recuperarcelo questo, ormai la nostra democrazia è talmente languida ed evanescente. Allora, detto questo, cos'è che è successo con l'attuale governo? Abbiamo insistito, no, l'abbiamo fatto con tutti i governi, siamo stati invitati anche con alcuni altri governi, ma non è mai andato da nessuna parte questa legge. Tra l'altro sotto il governo Renzi, mi ricordo che anch'io ero stato invitato per l'audizione, ma praticamente nella Commissione Ambiente quello che era la legge di iniziativa popolare che noi abbiamo presentato come eredità del referendum è stata totalmente cambiata. Il PD per a questo livello. L'ha stoppiata al punto che noi abbiamo detto non è più la nostra legge, non ne vogliamo sapere. E non è mai arrivato neanche in Parlamento. Con questo governo abbiamo fatto la stessa cosa che abbiamo fatto con tutti i governi. Questo governo ha accettato per 3 mesi adesso la Commissione Ambiente e ha ascoltato fatto le audizioni. Nelle audizioni è emerso con chiarezza una cosa, che praticamente tutti i gestori dell'acqua pubblica in Italia sono contro questa legge. Quasi tutti praticamente tutti, hanno detto praticamente il 90% sono stati batoste da tutte le parti, non la possono accettare. Tra l'altro il problema sarà poi lo vediamo anche dei partiti, che è il problema chi potrà votare per questa legge, ma dobbiamo sapere che abbiamo quello che è il potere economico finanziario, è durissimo, visto Repubblica, io leggo 2 pagine intere di attacco a questa legge, per esempio, su lunedì mi sembra che Affari, cos'è Affari? Esatto, e Affari Finanza, e c'erano 2 pagine proprio di attacco durissimo a quello, ma quasi tutto fa la stampa, e non c'è, mentre la stampa dà pochissimo spazio a chi invece sta portando avanti questo. Del modo c'è stata una larga discussione. Sembra che praticamente la Commissione ha votato adesso questa legge e secondo Fico questo dovrebbe andare in Parlamento ai primi di marzo per l'inizio della discussione, però non è ancora detto l'ultima parola. Adesso c'è all'interno della Commissione ci sono tutti gli emendamenti e la Lega è durissima contro questo, perché anche la Lega è legata a tutti questi. Quindi praticamente una volta che arriva il Parlamento avremo praticamente quasi tutti i partiti contro. Quindi capite come diventa importante di nuovo ricominciare dal basso a far sentire. Qui adesso si tratta di convocare, ognuno di voi conoscerà un deputato, un senatore, cominciare a telefonare o mandare email a dire oh guarda che per favore noi vogliamo vedere questa legge, tu devi rispettare il referendum, il popolo italiano si è espresso. Quindi dipenderà moltissimo, secondo me, dalla nostra reazione popolare e se riusciamo ad ottenere una vittoria. Sarà molto, molto duro. La vita veramente, io sono realista delle cose, mi batto lo stesso, ma so che sarà davvero difficile far passare, proprio perché c'è un'opposizione di fondo che fa spavento, soprattutto da parte chiaramente dei poteri forti, sia il potere finanziario che economico, e per favore non prendiamoci in giro, cioè che ci bendiamo gli occhi. Coloro che noi eleggiamo, quando arrivano in Parlamento, arrivano al potere, purtroppo non sono liberi di decidere come vogliono, devono obbedire, perché chi decide effettivamente sono le banche o è l'economia. È talmente ovvio questo, ormai sotto gli occhi lo vedete costantemente questo problema. Quindi capite quanto diventa allora importante quello che Papa Francesco, in quei bellissimi 3 discorsi che ha fatto ai movimenti popolari, ha chiamato i movimenti
movimenti popolari. Qui l'acqua è l'unico grande movimento popolare che c'è stato in questo paese e deve ritornare a farsi sentire. Guardate che se non c'è davvero un movimento dal basso che incomincia a premere, non si va da nessuna parte. È inutile che stiamo qui, aiutaci. Ed è un problema questo fondamentale. Guardate che davvero i nostri nipoti ci malediranno se noi non riusciamo a farlo questo passaggio, che diventerebbe poi fondamentale per l'Europa, perché abbiamo un esempio incredibile, al resto dell'Europa nessuno è arrivato a questo in Europa, quindi sarebbe uno scossone incredibile, ma anche in campo internazionale. Quindi è un momento questo molto delicato e molto importante. Sull'acqua praticamente ci stiamo giocando tutto. Io volevo proprio per forse tirare, penso che pochi l'hanno tirato così bene le conclusioni, come Luis Infante della Mora, che è il vescovo della Patagonia, è l'unico che ha scritto una lettera pastorale sull'acqua, dacci oggi la nostra acqua quotidiana. Forse il paese che ha più acqua al mondo, acqua splendida, la Patagonia. Notate che è venuto in Italia, si è fatto, come si chiama, tramite non so quale ordine religioso, che ha comprato delle quote nell'Enel e si è presentato all'assemblea dell'Enel, perché l'Enel stava mettendo le mani su buona parte della Patagonia. Capite un po' che razza di problemi ci stanno sotto. Quindi siamo grati a quest'uomo. Sentite in questa lettera pastorale come lui conclude la sua visione sull'acqua. Mi sembra che conclude bene un po' quello che io ho cercato di dire. La crescente politica di privatizzazione è moralmente inaccettabile quando cerca di impadronirsi di elementi così vitali come l'acqua, creando una nuova categoria sociale, gli esclusi, quelli che restano fuori perché non possono accedere ai benefici degli alimenti, dell'acqua, dell'educazione, eccetera. Alcune imprese multinazionali che cercano di impadronirsi di alcuni beni della natura, soprattutto dell'acqua, possono essere legalmente padroni di questi beni e dei relativi diritti, ma non sono eticamente proprietari di un bene dal quale dipende la vita dell'umanità. Importante, non, per quanto possa essere padroni, non sono eticamente proprietari di un bene dal quale dipende la vita dell'umanità. È un diritto questo, è un'ingiustizia istituzionalizzata che crea ulteriore fame e povertà, facendo sì che la natura sia la più sacrificata e che la specie più minacciata sia quella umana, i poveri in particolare, e saranno loro che pagheranno di più questa tendenza a privatizzare l'acqua. Io ho vissuto l'esperienza in una baraccopoli, andavo anch'io a prendere l'acqua col bidone, a comprarmela, e lì ho capito l'assurdità di tutto. Guardate che i poveri a Nairobi pagano l'acqua, lo pagavo anch'io, quello che compravamo costava di più che non l'acqua che i ricchi di Nairobi usavano per riempire le piscine a 4 km di distanza. Ecco i due mondi, non possiamo accettarla. L'acqua è un diritto umano fondamentale, essenziale, e soprattutto, come Papa Francesco dice, un diritto alla vita. Ecco perché tocca a voi davvero battervi, e vi ringrazio per quello che avete fatto, ma inizia adesso una grande battaglia sulla legge che entrerà adesso in Parlamento. Tocca a tutti noi farci sentire, perché davvero l'acqua diventi un diritto fondamentale.